Allora. Vai, fammi questa domanda. So pronto, la so, ho studiato. Hai studiato? No, questa non la so. Yo! Benvenuti a casa mia, ragazzi, questo è il mio Pure salotto. da seduto sono arrivato a ormai. Questo penso siano anni che non faccio un video con Zlatan, e quello ok, a parte quello di domenica, ma anni proprio che non faccio un video con Zlatan a casa di Zlatan. Questo penso sia successo Una 3 anni volta. fa. E abbiamo perso la finale. Niente aspetto, non è facile. Salve a tutti ragazzi, benvenuti qui sul mio canale con enfasi non indifferente, non a casa mia, perché siamo intanto con un ospite speciale. Specialissimo. Specialissimo, a casa di un ospite Ma come a casa di un ospite? Io sto a casa mia, sto speciale. Allora, siamo a casa mia, Oh, bello. l'ospite speciale è Federico Oh, Marco. però in realtà il canale è mio, quindi la situazione è L'ospite paradossale in modo incredibile. speciale. No, no, in realtà la parte divertente del video la teniamo. Oggi, signori, siamo tornati a gran richiesta. So che questo video in realtà lo volevano tutti, ma nessuno aveva il coraggio di chiedermelo. Un fact time con Rudy Zlatan, che ormai, cioè, Rudy Zlatan ormai è andato. Ormai è morto. Vabbè, comunque Zlatan, resterà Zlatan dall'alba dei tempi, amen, con la maglia giallorossa che tanto bene ha portato domenica nel video che avete visto e che vi lascio qui sopra nelle schede. Quindi ho pensato, ma perché non fare un bel fact insieme? Che l'ultima volta io non c'avevo la barba e oggi pure. Ma ah, hai fatto benissimo, sono rimasto anche contento perché non mi aspettavo, sono tipo 3 anni che non faccio video, ho ricevuto tipo 5-6 commenti. Come vi siete conosciuti? Bella domanda del cazzo. Hai visto? Io c'ho la memoria del merda. No! Allora, io ti posso dare qualche inizio? Io aspetta, posso Vai. dire cose che so? Io vi dico soltanto che ci ha presentato una persona di mezzo, tipo. Sì, allora, noi ci siamo conosciuti indirettamente perché io avevo sentito per sbaglio una sua carriera su YouTube, però erano ancora i tempi in cui lui sempre l'ha fatta questa cosa, non metteva la facecam. Quindi di conseguenza io avevo sentito la voce, poi a un certo punto stavo giocando con un mio fan sulla Play, in quei tempi in cui gioco con i fan, e praticamente sento questa voce e faccio, ma te sei Rudy Zlatan? Così, e lui sì, tutto contento. Poi ci siamo, poi in realtà siamo conosciuti grazie a Om, perché c'era quella storia del torneo, la Spring Cup, Sì. FIFA 15, e quindi la prima volta sei venuto a casa mia, mi ricordo, abbiamo fatto qualche partita e poi avremmo dovuto giocare contro alla Play, quindi la prima volta che ci siamo messi a vivo è stata quella a casa mia. Ti ho fatto una foto leggendaria che comparirà adesso. Perché? Cioè, perché come siamo passati da tipo se vediamo. Sentite stai No, sbagliando. è sicura sta cosa. No, non è sicuro. Sì, perché ci eravamo conosciuti. Ah, sì, ok, mi ricordo. Io t'avevo anche chiamato una volta perché ci dovevamo vedere a Romix. Mi hanno fatto passare il numero sempre dal fan. Però questa parte stiamo divagando Sì, troppo. perché ce l'avevo stimato, Ok, insomma. c'eravamo Basta, stimati. andiamo avanti, questa domanda. Allora, andiamo avanti con la seconda domanda molto importante. Questa già proprio partiamo col botto. Non partiamo col botto, perché la prima già siamo partiti. Quindi la seconda continuiamo col botto. Noi spesso registriamo episodi di carriera, finali in particolare. Qual è stato il momento più bello della carriera? Cioè, non hai capito? Allora, secondo Cosa me ci stai dobbiamo dicendo? fare una mia e una tua. Ok. Forse. Io so la tua qual è, secondo me. Anche perché abbiamo fatti. Per la tua ne abbiamo fatti pochi, però mi ricordo la finale Roma-Inter con di Totti alla fine, Quella bellissimo. sarà pazzesca. Arrivava in un momento dove Totti si stava Esatto, era stupendo. smettendo. Quindi è stata un po' romantica. Noi siamo romanisti, romani dalla vita. Quindi è stata bella, Mamma bella, mia, bella. mamma mia. Invece della mia, beh, io non posso che dire questo qui domenica. E non pensavo, cioè fino a domenica non l'avrei detto, ma semplicemente perché non l'avevamo vissuto e perché c'erano altre emozioni, anche un po' malinconiche, avevamo perso le altre Sì, finali. Però questa qui. è stato figo pure per quello, perché Sì. comunque non era la classica finale che ti aspettavi che finiva bene, perché anzi, Anzi, molti cazzo, è sono tornato andati a finiti. verde, invece no. Hai capito? Ecco. E poi vi voglio dire anche un retroscena piccolo che voi non sapete mai. Praticamente stava iniziando questa fottuta finale Ah, a sì. Wembley Stadium. Bellissima. Lui sbaglia, mette tipo orario alle 5 di mattina, c'erano i gabbiani che volavano per Wembley, io abbiamo detto No, no. perché l'orario era alle 20, però è estate, quindi era comunque pomeriggio. E noi abbiamo detto, dobbiamo rifare, cioè scendiamo in campo a giorno, non si può fare. Però volevamo giocare a Wembley, anche perché io me l'ho segnato la prima parte del discorso, ma l'ho Ah, avevo già scritta. fatto tutto. Ricerchiamo Wembley, solo che come sapete, per cercare lo stadio della finale, sono usciti tutti gli stadi del mondo. 10-15 minuti a perdere tempo, a un certo punto lui mi fa, chiudi gli occhi, immagina di Wembley. Chiudiamo gli occhi, apriamo gli occhi, c'era Wembley. Una scena fuori dal comune. Che dobbiamo leggere Wembley, visualizzalo. Sì, lo vedo. Andiamo, cazzo!
siete fidanzati? Io e lui insieme no. Però posso dire che la tua ragazza dirà. Sì, io posso dire che la sua pure. Però no, perché? Se è chiusa dentro l'armadio. No, non è vero. Se si vedono, ma c'è. Ciao, ciao. Questa domanda è bellissima. Ce la fa Filippo e ci chiede: vi lavate le ascelle dopo le partite della carriera? Ti dico la verità, sudasse suda, Quasi come una stella giocata, soprattutto lui che parla, gioca, pensa, ragiona, soffre. Se lui si è lasciato andare sul 2-1 e andiamo, lì l'hai detto però, sul 2-1 di Firmino, ho sentito e andiamo. Il primo non ha parlato, il terzo è stato tipo uno sguardo, era giusto così, lo sguardo era quello sul gol di Kanté, che tra l'altro è stato bellissimo il gol di Kanté. Cioè, no, è stato bello lui che un attimo prima tipo, hai detto l'uomo del, può essere l'uomo del destino. Una palla a Kanté. Vuole anche forse la bandierina, ma anche di metterla dentro perché c'è un der. Pantovic chiude, poi palla verso Firmino che raccoglie. C'è Kanté che può sparare il destro. Kanté! Questa domanda in realtà è molto interessante perché secondo me va anche un po' a chiarire determinate cose che possono essersi create. Ovvero, per un periodo avevate perso i rapporti? E io aggiungo altre potenziali domande. Avevate litigato, cose così che si creano sempre. In realtà... No, in realtà no, ragazzi, è successo che... No, semplicemente, vabbè, allora, noi siamo comunque, abbiamo 5 anni di differenza, giusto? No, davanti a te, io sono 99, 6 anni di differenza. Semplicemente è successo che lui si è un po' distaccato dal mondo di YouTube e come normale che sia, ha avuto delle esperienze, l'ho portato anche a Londra, come sapete. E io comunque ho avuto la maturità a scuola, quindi semplicemente non ci siamo riusciti a beccare per un periodo, però ci siamo sempre più o meno sentiti. E beccati per i finali. Per i finali sempre. Per i finali, io mi chiamavo pure se stava a Bangkok e dicevo vieni a fare la finale. Ah, questa è una domanda drastica. Ma te la dovevi aspettare. Rudy, come mai hai lasciato YouTube? Beh ragazzi, purtroppo queste sono le classiche domande che mi arrivano spesso e rispondo sempre allo stesso modo. Secondo me io ho iniziato leggermente tardi rispetto a tanti. Non ho fatto il boom così, per carità, passione c'era, mi piaceva un sacco, però da un'altra parte devi pensare a cose più concrete. Lui lo sa bene che non è mai facile, una volta che stacchi un attimo. Anzi, più volte lui si era ripromesso, no, adesso basta, è finita, e poi giustamente subentrava la passione e ricominciava. Non è facile iniziare poi quando stacchi un pochino. Però diciamo che, penso io, ritrovarti come l'altra settimana in un contesto che comunque è neanche familiare, no? Una finale del genere... Sempre belle emozioni. Alla fine è il bello di YouTube. Io ho scritto anche un post su Instagram che vi invito a vedere se ancora l'avete visto, perché secondo me è il succo del nostro pensiero di YouTube, che non a caso non ci ha portato né a me né a lui un milione di iscritti o altre cose, perché viviamo il tutto in modo diverso. Sono scelte di vita, nessuno secondo me prende una decisione giusta o un'altra sbagliata. Semplicemente sono decisioni diverse. C'è chi punta più ai numeri e c'è chi punta più a godersi le cose in questo contesto. Dipende anche la cosa che ti fa più felice, cioè nel senso, se ti fa felice alzare lo sguardo e vedere che sei primo in tendenza, allora fai un discorso diverso. E magari non cerchi nemmeno il consenso, anche perché loro hai visto che erano più dislike, like. Sì, sono più contenti se erano, però quello è un, ripeto, è un discorso diverso. Se a te interessa invece creare un legame con i tuoi iscritti, portare una cosa che ti piace, divertirti allo stesso tempo, fai quello che ha fatto lui, fai quello che ho fatto io fino a un certo punto. Anche perché poi dipende cosa vuoi fare dopo. Io personalmente, volendo diventare un telecronista, ho detto non è che mi posso spuntare la tendenza, certo, col cane che stai per bando. Ma quello è un discorso a parte. Perché tu immagini lui, vai su Sky Sport 24, ti dico, questo è il coglione che faceva clickbait. Senti, per chiudere, me lo fai un Kanté alla mia maniera? Kanté! Vabbè, allora lui c'ha la voce più stridula, Ragazzi, io ringrazio il magico Zlatan. Ovviamente se lo rivorrete sul canale dovrete aspettare 3 anni, perché comunque è una scadenza fissa, né? Troppi video insieme, poverino. E poi chiedo soldi tanti. Esatto, a parte gli scherzi, lasciate un like, un bacione, commentino qui sotto, iscrivetevi se ancora non lo siete, attivate la campanellina, passate su Instagram, salutami Luzia Papelata, never give up. Col cerchietto. Fucsia. Vai a chiudere cavolo. Bella regà. Corta di comando. Vincenzo!